2, 3, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. Bum, 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 bum. Sail the ship. Bum, bum, bum. Chop the tree. Bum, bum, bum. Skip the rope. Bum, bum, bum. Look at me. Crescere è cool. Nuova Fiat 500L. Da 14.900 euro con clima ESC. Fatalità o una disattenzione hanno portato al tragico incidente avvenuto nel corso della notte. Un giovane di 22 anni, originario di Melissano, stava percorrendo la provinciale che collega a Matino a Taviano quando all'improvviso si è schiantato contro un albero di ulivo. La Mini Cooper che il 22enne guidava è andata completamente distrutta e per Antonio Napoli non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118, i vigili del fuoco, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Gallipoli hanno sottoposto a sequestro un'area di circa 4.900 metri quadri adibita a discarica per la gestione di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni. I finanzieri hanno rilevato su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale la presenza di una notevole quantità di rifiuti, in particolare diversi veicoli, tra cui camion e motocarri, nonché pneumatici dismessi e materiali provenienti da demolizione edilizia e scavo di roccia. Il proprietario del terreno è stato denunciato a piede libero. Mattinata di sciopero generale per i dipendenti di Sanita Service, la società in-house dell'ASL di Lecce. I motivi della lotta non cambiano: il mancato aumento delle ore di lavoro, così come richiesto dalle sigle sindacali alla Regione Puglia e all'azienda sanitaria locale tempo fa. USB al fianco dei lavoratori fa sapere che la gran parte dei 850 dipendenti di Sanità Service in provincia di Lecce percepisce stipendi che non superano i 700 euro al mese. I lavoratori infatti hanno contratti che vanno dalle 18 alle 20 ore settimanali. La manifestazione è partita dalla sede della direzione della ASL di Lecce di via Miglietta fino alle porte della prefettura, dove le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro. Parte anche quest'anno da Lecce il viaggio della memoria nel ricordo delle vittime dei campi di concentramento nazisti e delle foibe. Saranno 3 i pullman per un totale di 150 ragazzi, quelli che arriveranno ad Auschwitz in Polonia, passando per Trieste e Basovizza. Il progetto, che culmina con il viaggio che si terrà dal 2 all'8 marzo, è stato fortemente voluto dalla provincia di Lecce e prevede una serie di iniziative sul tema degli orrori perpetrati dai regimi totalitari del Novecento. Mercoledì prossimo alle officine Cantelmo un incontro di approfondimento. La proposta è stata estesa a tutti i ragazzi residenti in provincia al fine di sensibilizzare e far riflettere attraverso l'esperienza diretta sulle pagine più nere della storia. Sarà un'occasione da cogliere al volo quella che si presenta questa sera per gli uomini di Mister Toma. Il turno di riposo del Trapani, la sconfitta del Carpi e il pareggio tra Sud Tirol e San Marino consentirebbero ai giallorossi, in caso di vittoria nella sfida del Via del Mare contro il Como, di allungare in classifica. Quello che andrà di scena nel posticipo serale, però, sarà un Lecce un po' diverso rispetto a quello visto contro la Cremonese. Il tecnico Di Maglie deciderà gli uomini da mandare in campo poco prima dell'inizio. Ad ogni modo i giallorossi dovrebbero schierarsi con Benassi tra i pali, difesa a 4 con D'Ambrosio, Martinez, Esposito e Toni, Memusciai e Giacomazzi in mediana, Chiricò e Drame esterni, Bogliasino e Shevanton al centro del reparto avanzato. Al Via del Mare fischierà Rocca di Vibo Valencia, calcio d'inizio alle 20.45. La provincia di Lecce comunica che dal 10 settembre parte la campagna di dichiarazione aperta degli impianti termici. E ora che faccio? Chiamo il mio tecnico. Ha sentito la radio, vero? Non so che fare. Non si preoccupi, penso io a tutto. La dichiarazione della verifica fatta precedentemente la presento io stesso. Il manutentore apporrà un bollino verde, arancione o rosso sulla dichiarazione e la trasmetterà online. O la consegnerà presso gli uffici di Nuova Salento Energia, zona industriale di Lecce, Polizia Provinciale.